Amici di Radio Ferentino, buonasera dal vostro Mario Musa. Siamo in diretta sul nostro sito www.radioferentino.it, sulla nostra pagina Facebook e su Enica TV, canale 273 del digitale terrestre. E ricordo a voi amici che avete la possibilità di rivedere questa puntata sabato prossimo alle ore 14 e questo sarà per tutte le successive puntate. Allora, questa sera, in questo nuovo appuntamento sportivo, Radio Ferentino apre le porte al basket, all'associazione basket della nostra società, della nostra città, scusate, e nei nostri studi questa società è rappresentata dal presidente Mario Villani. Buonasera. E dal coach Sante De Cesaris. Buonasera. Allora, caro presidente, il campionato, dopo due partite, la squadra Amaranto ha subito due sconfitte, la prima in casa dell'Anagni e domenica scorsa, nel nostro palazzetto contro la società romana del Vigna Pia. Possiamo anche, tra virgolette, commentare come due sconfitte frutto, diciamo, del salto di categoria, dello scotto del salto di categoria. Comunque, per quanto riguarda l'analisi della partita, abbiamo la possibilità anche di visualizzare gli ultimi minuti del quarto periodo, nel periodo in cui effettivamente il Ferentino Basket, diciamo, ha lasciato alla squadra romana come si suol dire, la palla. Adesso voglio subito partire con il presidente Mario Villani. Voglio analizzare insieme a lui gli aspetti organizzativi e societari col presidente, mentre con il coach Sante vogliamo parlare di vini, caro? Assolutamente sì. Solo perché di vini. Lontano dai microfoni, ho saputo che sei un grandissimo cultore di vini. Sì, però in questa occasione Radio Ferentino sei obbligato, Radio Ferentino ti obbliga a parlare di queste due, tra virgolette, brutte sconfitte. Però c'è sempre, due vini giovani, c'è sempre rimedio a tutto, anche con una buona bevuta. Allora, presidente, faccio subito una prima domanda. Il salto di categoria logicamente comporta ulteriori impegni sia economici e umani. Che cosa sta facendo la società per ovviare in maniera positiva rispetto alla stagione passata? E poi voglio anche chiedere e sapere, anche per curiosità dei sportivi di Ferentino, se è cambiato qualcosa nell'assetto societario, anche se io personalmente lo so benissimo che il punto di forza è il vostro assetto societario, perché è basato su un legame lunghissimo di amicizia. Non mi dilungo e quindi passo a te la cosiddetta palla, la palla spicchi, e quindi ti lascio la parola. E con te, caro Sante, parliamo più in là dei vini. Va bene. Che forse è meglio. Allora, noi per quanto riguarda l'aspetto organizzativo siamo rimasti come l'anno scorso, perché il nostro è un gruppo molto compatto, siamo sempre, diciamo, le stesse persone che sono ripartite dalla promozione e abbiamo riportato il Ferentino in C Silver vincendo due campionati. Dal punto di vista organizzativo credo sia cambiato poco e niente, perché abbiamo cercato di mantenere sempre la stessa organizzazione che a Ferentino c'è sempre stata, facendo le dovute proporzioni con le categorie che facevamo magari qualche tempo fa. Per quanto riguarda l'aspetto tecnico, abbiamo cambiato un paio di giocatori, abbiamo preso due ragazzi nuovi e devo dire che non è tanto l'approccio al campionato quello che ci ha creato difficoltà, quanto, si dice, la sfortuna non esiste, ma abbiamo perso due partite all'overtime, quindi normalmente le partite supplementari possono... Sì, il problema è che ci siamo andati due volte in cui avevamo la partita in pugno e poi
purtroppo il basket è questo, siamo andati ai supplementari e abbiamo perso tutte e due le volte, sia con Anagni fuori casa nel derby, sia domenica in casa con Vignapia. Quello che posso dire è che la società è comunque soddisfatta del lavoro fatto finora, anche se i risultati non sono stati soddisfacenti, ma purtroppo nello sport il cavallo di corsa si vede alla fine. È vero, anche l'anno scorso abbiamo avuto delle battute d'arresto, poi abbiamo vinto il campionato. Abbiamo comunque tranquillizzato i ragazzi, li abbiamo rassicurati, li abbiamo comunque confortati, dicendo, perché perdere in quel modo poi è molto amaro e lascia anche degli strascichi, anche se devo dire che il coach è uno che è molto bravo a togliere le scorie delle sconfitte. Ma perché non l'abbiamo detto soltanto per consolarmi, ma perché siamo consapevoli del lavoro fatto finora, perché i ragazzi stanno sudando, correndo, giocando, allenandosi veramente in maniera seria e professionale dal 27 di agosto, mi sembra, 27 d'agosto, senza pause, senza bisogno di rimproveri o di multe o di nulla. Anche voi avete incontrato due squadre, sia la Nagni che la Vignapia, che logicamente l'anno scorso già partecipavano, che facevano già la Serie C, quindi comunque sono due buone squadre, valide tecnicamente sia nelle individualità che nel complesso, e quindi ecco abbiamo deciso che comunque, diciamo, questo è l'aspetto tecnico e poi preferisco dilungarmi. No, a me quello che interessa, e penso che interessi a tutti, siccome c'è questo salto di categoria, e il salto di categoria non è solo tecnico, ma anche economico, e allora sopportare quest'ulteriore categoria comporta quindi oneri economici diversi dall'anno scorso. Certo. E quindi economicamente, come tra virgolette siete messi, se lo sponsor è lo stesso dell'anno scorso? Il mio sponsor è lo stesso dell'anno scorso, è Aria Centro Mercedes, che ci supporta ormai per il terzo anno consecutivo. Devo dire che dal punto di vista economico il budget sale, ma sale soprattutto per i costi federali, perché noi i costi federali aumentano a dismisura da un campionato all'altro. Per quanto riguarda gli investimenti dal punto di vista tecnico, siamo su per giù come l'anno scorso, anche perché noi abbiamo disputato il campionato di promozione, il campionato di Serie B di Serie D con un organico che probabilmente era più da C che da D o da promozione. Addirittura. Sì, infatti poi si è concluso con la vittoria dei campionati, anche se questo non è proprio automatico, e quindi dal punto di vista economico siamo lì, anche se quest'anno abbiamo fatto uno sforzo, diciamo, un po' maggiore, perché abbiamo deciso di investire più sull'aspetto tecnico, tattico della squadra, quindi prendendo un allenatore che comunque l'anno scorso allenava in B, e quindi è un allenatore che poi, al di là dei rapporti personali che abbiamo, è un allenatore molto esperto, che ha vinto diversi campionati, che ha allenato in categorie superiori, ha allenato anche a Ferentino, è stato assistente di coach Gramenzi, di coach Friso, e quindi magari poi, ecco, lui può essere più... Parliamo anche, diciamo, delle ambizioni che ha il basket ferentino. Certo. Coach De Cesaris, io ti chiamo Sante, già te l'ho detto lontano dal microfono. Va benissimo. Va bene, Sante? Sì, assolutamente. Sante, io so che tu hai avuto, avvicinati al microfono, esperienza anche in Serie B l'anno scorso con il Valmontone. Sì, Virtus Valmontone. Però da come ha parlato già il presidente, io qualcosa so, tu hai legami consolidati con l'ambiente amaranto. Sì. E questo logicamente potrebbe essere anche un piccolo vantaggio, anche se poi dobbiamo fare sempre i conti con il campo. Adesso io voglio chiederti, queste due sconfitte io ho ritenuto che potrebbero essere frutto dello scotto del salto di categoria, ma secondo te è anche un fattore caratteriale, tecnico o entrambi? In realtà, a te l'analisi, poi più in là possiamo anche, tramite la regia affidata con maestria da Carlo, vedere qualche tratto saliente di quell'ultimo quarto. In questo momento la squadra è quantità,
cioè mi spiego, è una squadra che propone tanta energia sul campo, ha tanta voglia, come ha detto il presidente, si sta allenando duramente dal 26 agosto, però ancora siamo modesti sui dettagli, sulle letture, commettendo sempre gli stessi errori, siamo ancora acerbi su quelle letture che poi servono per chiudere la partita. Al di là delle situazioni finali del quarto quarto e del supplementare, noi abbiamo difficoltà in questo momento quando rientriamo nel terzo quarto, cioè il momento buio ce l'abbiamo nel rientro dal gioco. Momento topico. Sì. Abbiamo questo momento di caratteriale a questo punto. Ma io caratteriale mentale, nel senso, probabilmente abbiamo affrontato queste due partite dove siamo partiti benissimo contro Anagni, siamo partiti benissimo contro Vigna Pia e probabilmente ci siamo seduti sapendo che erano partite che potevamo giocare alla pari, se non addirittura vincerle. E questa cosa ancora non siamo bravi a gestirla. Non siamo bravi a gestirla perché poi rientriamo al terzo quarto, come dire, mentalmente scarichi. Quindi, non, quindi questa partita è stata, tra virgolette, fotocopia anche sì, della partita. Su sì, su alcune situazioni. Come sì. Chiavi di lettura. Sì, stesso minimo comune denominatore. Non ti dispiace se insieme, anche se io non è che sia un esperto di basket, però rivediamo possiamo, il thriller. Possiamo rivivere il thriller, sì, e commentare, ti lascio a te commentare anche. Dare dei piccoli segnali tra virgolette positivi, perché quando nelle disfatte poi la guerra si vince sempre alla fine, dopo le battaglie sì, perse sì, si può vincere la ma guerra. Siamo un gruppo di persone che hanno voglia di lavorare, persone per bene che stanno bene insieme, e quindi beh, io ma sono, la squadra riflette la società. Sì, io sono molto 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 fiducioso che poi alla fine i risultati arriveranno, lo so, ci vuole pazienza ma arriveranno. Carlo, ci sono difficoltà? Un attimo di pazienza, eccoci. Sì, tiri liberi. Sbagliamo un tiro primo libero. Sbagliato. Secondo tentativo dalla lunetta. Anch'io. Realizzato visto. 78 sì, a 75 su per questo Ferentino. Più 3, mancano 3 ci sono state varie situazioni secondi. Dove loro non porta hanno la palla avanti, Guadagnini per concretizzato la e noi. Vedete, qui sbagliano, noi andiamo in attacco nuovamente, qui un contropiede, ma voglio dire, ci può stare, no? Recuperiamo la palla più volte, difendiamo, perché è vero il punteggio è alto, ma comunque la squadra ha tenuto gli avversari i primi due quarti a 35 punti. Sono questi momenti a livello mentale che purtroppo ci condizionano. Questa è una, se la vediamo col senno posso di dire la mia? Sì, sì. Io ho visto l'ultimo quarto, diciamo entrambe le squadre hanno sbagliato, sì. Però normalmente negli errori poi è sempre la squadra più esperta, perché questa squadra è una che punta pure dal commento. Beh, di Ambrogio Soli la finale apposta, e quindi è riuscita rispetto mentalmente rispetto alla nostra a evitare la sconfitta. Sì, noi in realtà anche questa ricerca di chiudere definitivamente la gara solo con il tiro da tre oggi ci ha penalizzato in tutte e due le gare. Magari avendo il bonus, poter tirare tiri liberi, dovremmo cercare di più la penetrazione, muovere di più la palla. Ma erano tiri aperti, questi che adesso nel caso di Ian Riglia erano tiri aperti, che un giocatore è corretto che si debba prendere, cioè dà anche un po' l'idea di responsabilità, le responsabilità bisogna prendersi, come io mi prendo le mie, il giocatore sul campo se le deve prendere. Abbiamo solo giocato da tre nella parte finale, ecco, forse sì, questa può essere la Serra, cosa. Ho visto che forzava molto alla fine ai tre punti. Ma Serra ha un sano egoismo e come tutte le persone, se l'egoismo è gestito in un certo modo può essere funzionale la squadra. Certo, deve migliorare anche lui, devono migliorare tutti, però io lo vedo come un sano egoismo. Perché poi alla fine se fate le buone cose ne beneficia la squadra, poi se sbaglia non è corretto puntare il dito su un giocatore che comunque collabora nel gruppo e cerca di far vincere la squadra. Certo, alcuni errori vanno migliorati. Comunque il campionato è abbastanza lungo. Il campionato è lunghissimo. Il presidente mi stava dicendo che l'anno scorso
siete partiti non in maniera proprio sì, abbiamo avuto qualche un periodo un po' d'appannamento, poi abbiamo cambiato allenatore. Quest'anno spero di non no, doverlo salta, fare. Salta, amico mio, a me io e ci abbiamo la stessa, la spero stessa di non doverlo fare. La stessa passione del vino. Poi col cambio allenatore comunque i problemi non sono finiti l'anno scorso, perché poi ce ne abbiamo avuti degli altri, però alla fine forse proprio perché la squadra era tecnicamente superiore alle altre siamo riusciti a vincere il campionato. Quest'anno il campionato è nuovo, il livello si è alzato, la nostra squadra è rimasta la stessa, per cui ripeto, il valore aggiunto consideriamo essere il nostro allenatore, perché su questo abbiamo investito e quindi siamo sicuri che, come si dice a Ferentino, la carta girerà. Penso pure io. La carta girerà, sì. La carta poi girerà. Ho notato che c'è un buon rapporto tra la società e il tecnico, anche sì, se. Ma soprattutto c'è fiducia, perché adesso il fatto, ripeto, dei rapporti interpersonali al di fuori del parquet è un altro discorso, non vuol dire nulla. Però noi abbiamo scelto lui perché lo conoscevamo, perché ci fidiamo di lui e perché siamo sicuri che i ragazzi può trarre il massimo dai ragazzi che abbiamo. Per cui poi il massimo, io quello che dico è questo, cioè noi dobbiamo fare il massimo che è nelle nostre possibilità. Poi se troviamo chi è più bravo di noi perdiamo, però devono essere più bravi di noi e noi dobbiamo uscire dal campo con la consapevolezza di aver dato il massimo di quanto possiamo. Mario, dopo questo proficuo commento e le reali ambizioni del basket ferentino, è una tranquilla salvezza oppure puntare a qualcosa di più come i playoff? Guarda, sono onesto, io non conosco la categoria, quindi non ho parametri per dire questa squadra arriverà in fondo oppure dovrà lottare per salvarsi. Dalle prime due partite io penso che questa squadra possa lottare per i playoff. Forse è un po' prematuro dirlo, però io penso che possa lottare per i playoff. Una cosa è certa, adotteremo la politica dei piccoli passi, quindi prima dobbiamo salvarci e poi vedere qual è lo step successivo, in questo caso l'accesso ai playoff. Visto come sono andate le due partite, insomma, visto che la squadra lotta, combatte, la squadra c'è, ha spirito, tecnicamente ha buoni giocatori, per cui vedremo quello che... Ecco, domenica è già un test importante con il Borgo Don Bosco, poi abbiamo un'altra trasferta sempre a Roma, all'Eur, e poi torneremo a giocare in casa. Secondo me noi avremo un segnale di cosa questa squadra possa fare alla fine del girone d'andata, come tutti i campionati, certo, per avere comunque un parametro di confronto con le partite giocate, i risultati ottenuti e poi anche il potenziale delle altre squadre. Sante, tu conosci meglio del presidente, non perché Mario non conosce. No, ma sicuramente questo lui conosce campionato meglio di me. E voglio chiederti effettivamente quali sono, anche se è prematuro analizzare e pronosticare, quali secondo te sono quelle squadre che possono potenzialmente più strutturate rispetto alla nostra. Beh, e poi ti faccio una domanda, sì, un po' provocatoria, non sui vini: che cosa bisogna chiedere alla società per migliorare questa squadra che, diciamo, già, anche se dopo due sconfitte, però da questa chiacchierata sì, deduce che è strutturata anche per fare un bel campionato. Beh, le squadre sicuramente Anagni, da come l'abbiamo vista, la trovo molto attrezzata, soprattutto perché è andata a vincere con un'altra pretendente fuori casa che è il Visnova. Poi ci sono le Stelle Marine, la stessa Vigna Pia. Secondo me è molto livellato, perché poi quando giocherai fuori casa con squadre che sulla carta magari non sono le pretendenti ai playoff, però lotteranno, e quindi ogni partita è complicata se non sei concentrato per 40 minuti. Quindi il campionato secondo me è di buon livello. E la nostra squadra è completa o serve qualcosa per migliorare o serve, allora, le adesso partite per migliorare? Concordo con il presidente, credo che sia prematuro pensare a modifiche. Secondo me bisogna aspettare la fine del girone d'andata, come ha detto il presidente,
e lì poi tirare le somme e capire se questa squadra ha trovato la chiave per poter giocare ad alto livello o se magari ha necessità di qualche rinforzo, non lo so, però adesso è prematuro. Io ho grande fiducia nei giocatori che ho a disposizione, dico solo che bisogna lavorare e mentalmente bisogna essere competitivi, cioè ogni secondo sul campo uno deve avere la voglia di vincere. C'è pure qualche ragazzo da recuperare? Noi nell'ultima partita, avevamo i due lunghi, De Francesco e Calicchia, non in buone condizioni, cioè De Francesco proprio non è nei convocati, Calicchia diciamo quasi a mezzo servizio, praticamente quasi nulla, e sono da recuperare. Per noi sono importanti perché cambiano anche la, come dire, la disposizione tecnico-tattica durante le gare. Presidente, adesso abbiamo parlato della prima squadra, però io voglio anche che tu, Presidente, dai pubblicità alla tua società e quindi anche puoi anche elencare il tuo settore giovanile, quali squadre fanno parte della società, anche gli allenatori, i giovani, che logicamente danno un contributo anche in prospettiva della prima squadra. Certo, allora magari più competente di me in materia, più addetto al settore giovanile è Stefano Fiorletta, che se ne occupa personalmente, però noi abbiamo anche lì... lui è il direttore sportivo? Sì, lui è diciamo, il direttore sportivo, sì, è, più si occupa del settore giovanile della società, e devo dire che lui tra le varie squadre giovanili si è letteralmente inventato l'anno scorso il ludo basket, cioè per i bambini di 5 anni che sono troppo piccoli magari per fare attività agonistica, e si è inventato questa ludo basket per prendere i bambini da piccoli e fargli fare un'oretta a settimana a titolo gratuito per cominciare a fargli prendere un po' confidenza con la palla a spicchi. Questa è una bella iniziativa. Sì, molto bella, perché i bambini si divertono, vengono accompagnati, poi non è impegnativo perché è una volta a settimana, però cominci a far prendere confidenza al bambino con la palla a spicchi, con la palla a canestro, con lo sport in generale, che poi insomma quando crescendo può rimanere a palla a canestro oppure può diventare un altro. Però inserirli nello sport sin da piccoli, questa è una cosa secondo me molto importante che lui ha tirato fuori dal cilindro, diciamo, per cercare di arricchire il nostro settore giovanile, che già conta comunque anche su per i più piccoli su Massimo Salvo, che ormai è... Dovremmo fare una puntata dedicata proprio al settore giovanile. Sì, secondo me sì, perché c'è ripeto, per i più piccoli c'è Massimo Salvo, poi ci sono anche altri allenatori, ma lui, Massimo, lavora proprio con i più piccoli e sta a Ferentino ormai da non so, forse 10 anni, forse più. È di Mestre ma è ferentinese d'adozione ormai, anche perché vive in centro come te. L'ultima battuta la voglio fare invece, dato che stiamo parlando di si sente a casa, ho l'impressione che anche Sante faccia parte dal punto di vista umano e caratteriale, si sente a casa tua qui a Ferentino, cioè dall'aspetto umano, sì. Che cosa ti trasmette Ferentino? Ho allenato tanti ragazzi qui, quindi... Scusa, posso interrompere? Mario, uno che è nato il 1° maggio. Sant'Ambrosio, alla Ferentina di Sant'Ambrosio, io a Sant'Ambrosio. Cioè, uno che è nato il 1° maggio, ma lui per anni, anche quando non era più a Ferentino, vabbè, adesso divaghiamo, insomma, lui veniva comunque a Sant'Ambrosio, sì, sì, sempre, ogni questo anno. Succedeva anche con me quando ero dirigente del Ferentino Calcio, quando si creava una famiglia, sì, sì. E succedeva proprio questo. Io mi ricordo che allenatori, anche giocatori, venivano a vedere Sant'Ambrosio, perché a parte il patrono, io penso che una è la comunità di Ferentino che in quel giorno è... i ferentinesi solo diventano giorno, comunità, forse purtroppo comunità. Solo quel giorno diventiamo comunità. Però è una cosa molto bella, e lui ha sempre partecipato, e anche quando non era più Ferentino veniva, a volte è capitato che veniva presto e poi andava via soltanto per andare su
a San Giovanni, però cerchiamo di vincere la prossima partita perché... Sì, anche perché dobbiamo brindare con buon vino, mi raccomando. Sì. Sì. Bianco rosso. Sì, bianco rosso. Bianco, poi ancora non è che faccia proprio freddo, quindi va bene il bianco. Preferisci il bianco? Il bianco, sì. Secco. Sì. Secco, sì. Non troppo aromatico. Te ne consiglio uno. Sì, sì, ma io vedo che ti trovi più a tuo agio con i vini che con la baraccona. Sì, perché sì. Eri un po' condizionato, ma vabbè, le sconfitte ci stanno, vabbè, dopo le due sconfitte. Bruciano. Ah, Radio Fiorentino porta fortuna, tu vedrai che... Ma io sono contento di stare qui, mi fa piacere. Comunque adesso, a parte scherzi, con queste ultime battute è stato gratificante per me, per Radio Fiorentino, ospitare il basket, gli ospiti Mario Villani, presidente, e il grandissimo coach, grazie. Non ti sbaglio più, prima dicevo sempre mister, sì. Sante De Cesaris, è stato un piacere. E prima di chiudere però ho una comunicazione di servizio da parte della regia, cioè ovvero la prossima settimana anticipiamo di mezz'ora, quindi giovedì prossimo invece di iniziare alle 19.30 iniziamo direttamente alle 19, cambia l'orario, quindi anticipiamo di mezz'ora. Ci inviti nuovamente però alle 19. No, la prossima volta facciamo una chiacchierata con un bel bicchiere di vino. Posso mandare un saluto a mia moglie e mio figlio, vi mando un bacione. Sì. Buonasera dal vostro Mario Musa. Grazie, buonasera. Grazie per averci invitato. Buonasera e speriamo, come l'anno scorso, di vederci a fine campionato. Sì, guarda, la stessa cosa è capitata con il tennis tavolo. Sì, infatti quest'anno ci siamo trovati tutti in comune perché è stata un'annata sia per il tennis tavolo che per la pallacanestro che per la pallavolo, sì, veramente trionfale. Quindi speriamo di ritrovarci qui e poi su nell'aula consigliare per... Magari con un bel bicchiere di vino. Ci siamo abituati male. Ma il vino è entrato. Offerto dal coach Sante. Assolutamente. Buonasera a voi. Grazie a tutti. Grazie. Buonasera.